Mi proseguono con "È la stampa, bellezza". La stampa, bellezza, la stampa. Ogni giorno la sua pena. Ieri, come forse i miei 24 telespettatori affezionati ricorderanno, c'era poco sui giornali nel quale il critico poteva esercitarsi e quindi abbiamo navigato tantissimo. Oggi è esattamente il contrario, ce n'è tanto da che abbiamo dovuto in qualche modo sacrificare il web, ma ovviamente nel web ci andremo con il nostro capitano di lungo corso. Buongiorno. Eccola, Valeria Pannuti, che vi saluta insieme a me e vi dà il benvenuto. Avrete capito che gli argomenti che hanno riempito tutte le pagine dei giornali sono due: la morte di Vittorio Gassman e la vittoria dell'Italia, la tanto sofferta vittoria degli azzurri sull'Olanda. Noi cominciamo con Gassman, che è un attore che ci è tanto, tanto piaciuto sempre. Ecco, cominciamo col Manifesto. Lo abbiamo sempre lodato, abbiamo lodato i titolisti del Manifesto tanto da dirgli che meritavano l'Oscar. Questa volta dobbiamo dire che è scontato questo titolo, c'eravamo tanto amati, non è da Manifesto. Un titolo esagerato, loffio direi, è questo del Tempo: Il mondo ha perso Gassman. Esagerati. Un bel titolo invece lo troviamo su un piccolo giornale, un giornale di partito, Il Popolo, Sipario. È anche molto bella questa fotografia che lo ricorda, mi pare, mentre faceva il mattatore. E poi ecco qui il miglior titolo in assoluto, siamo davvero felici di potervelo segnalare, perché si tratta di un piccolo giornale, insomma, comunque non di un giornale nazionale, è un giornale provinciale, si stampa a Bari, eccolo qui, e ora recita per gli dèi, Vittorio. Molto, molto bella. Vediamo adesso i commenti. Ecco qua, prima dei commenti c'è questo bel ricordo di, che fa giustamente la Repubblica a proposito di un vecchio grande articolone nel quale tre vecchi, e cioè Eugenio Scalfari, e Marcello Mastroianni e Vittorio Gassman, si trattava del 1996, parlavano della loro condizione di anziani, come vivevano questa loro nuova condizione. Ebbene, Gassman aveva detto queste cose: assolutamente da non perdere. Perché il Padre Eterno non mi ha dato due vite, diceva Vittorio. Commenti dei suoi colleghi. Tutti si sono esercitati, tutti lo hanno ricordato, anche le sue donne che sono state sue colleghe in scena, ma di tutto quello che ci è piaciuto di più è questo pubblicato dal Messaggero di Carmelo Bene, lo chiama il nostro Gargantua. Non vi posso leggere neanche un rigo perché merita di essere letto tutto. Merita di essere letto tutto anche questo che fa Francesco Merlo da par suo sul Corriere della Sera, eccolo qui, uno strano paese dietro le spalle. Uno strano paese dietro le spalle, il titolo si riferisce a quel bellissimo libro di memorie scritto dallo stesso Gassman che si intitolava Un avvenire dietro le spalle. Di questo parla anche l'ultimo commento che ci è piaciuto tantissimo, lo troviamo sul Foglio, l'articolista è Ivo Germano, confesso di non conoscerlo, ma non posso che fargli i complimenti. Il titolo è L'attore di una bottega artigianale fece un'industria culturale, e si conclude: il passaggio in Gassman da Bergman a Svevo rivela nella dimensione autobiografica narrata dallo stesso Gassman in Un grande avvenire dietro le spalle e In memorie di un sottoscala. Al fondo Gassman è stato come Ulisse, dalle molte facce e dall'unico talento. Davvero, davvero
davvero. Bene, i vignettisti si sono sbizzarriti, praticamente non ce n'è uno che non abbia fatto la vignetta sulla morte di Torio Gassman. Cominciamo con Giannelli sulla Corriere della Sera, che siccome ci deve mettere per forza la politica non ha fatto, bisogna dire la verità, una grandissima vignetta. Amato illustra il DPF dopo la scomparsa di Gassman e lui il più grande attore italiano. La presa in giro nei confronti del nostro Presidente del Consiglio è buona, ma la vignetta non è granché. La stessa cosa si può dire per Vincino, Veltroni, eccola qui, erano settimane, mesi che aspettava davanti alla tomba di Gassman per rendergli omaggio, Walter sta arrivando, ah bene, finalmente posso piangere, perché come sapete Veltroni piange nelle tombe, davanti alle tombe delle persone che muoiono. Bene, Zona Franca, invece, la rubrica che tiene periodicamente sul Messaggero Vauro, a Vittorio i soliti ignoti, questa ci è piaciuta, ma ci è piaciuta molto di più quest'altra, sempre di Vauro, eccola qui in fondo, Gassman addio, branca branca, leon leon, risponde da sopra le nuvole, e quindi vediamo che si invola il nostro Vittorio, e a farlo vedere già in alto nei cieli è il nostro Forattini sulla stampa, eccolo qua, vedete quest'aquila che sale, 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 i mille volti di Vittorio Gassman, e a salire con la famosa macchina, l'Aurelia B22 del sorpasso, e lo fa salire Krancic, vedete con le famose corna di questo straordinario film. Sempre al sorpasso si ispira Vincino in quest'altra vignetta, l'ultimo sorpasso. Bene, a questo punto andiamo con la nostra Valeria Pannuti su internet per vedere che cosa ci ha riservato, ci ha conservato su Gassman. Sì, allora cominciamo con il sito della rivista del Cinematografo, che è un sito molto importante e italiano, e che naturalmente in apertura ricorda Gassman, con questo articolo online senza Gassman, che è in ipertesto, e c'è un'intervista esclusiva che Gassman aveva rilasciato da poco a questa rivista, quindi possiamo vedere una delle ultime interviste. C'è anche la filmografia completa, dove poter ricostruire tutta la grandezza, l'immensa filmografia di Gassman, ecco, ci sono tutte le schede con gli autori e il racconto dei film che lo hanno reso grande. Ma se vogliamo andare a vedere invece un po' di immagini, ecco, devo dire che il Corriere della Sera online oggi è stato particolarmente efficace nel mettere subito in rete immagini anche più rare. Questa è una scena del film Lo Sparviero del Nilo del 1949. Quindi proprio agli esordi della sua carriera. Agli esordi della sua carriera. Poi troviamo naturalmente il celebre sorpasso del 1962. C'è una carrellata di immagini tra le più belle, ma anche questo meno conosciute. Questo con Mastroianni sul set di Cinecittà. E troviamo ancora un'immagine di un momento di riposo davanti agli studi di Cinecittà. Avevo visto un branca branca, c'è un branca branca? Vediamo. No. Mi era parso ecco di aver visto Branca Leone, tutto, no, qui è l'hotel. Faccio vedere un'altra immagine teatrale. Ecco, c'è una prevalenza qui di immagini teatrali, e a proposito del sorpasso, se invece andiamo in un altro sito, c'è la famosa locandina. Questo è il sito di italica.rai.it, che è un sito web di Rai International dedicato alla lingua e alla cultura italiana, nel quale, pensa, c'è tutto l'inferno dantesco di cui possiamo ascoltare in real player la grande interpretazione. Ascoltiamo. Allora, proviamo a rilanciare la connessione. C'è la Divina Commedia interpretata da Gassman. Ecco. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai
per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. Bene, io vorrei ricordare, o vorrei fare un ricordo mio personale. Io ho conosciuto Gassman perché qualche anno fa, eravamo agli inizi degli anni 90, quindi insomma siamo nel 10 anni fa circa, ebbi occasione di intervistarlo. Scoprimmo, insomma, io già lo sapevo, lui scoprì il mio grande amore per Dante e così ci incontravamo ogni tanto e parlavamo di letteratura, perché Gassman è stato forse di tutti gli attori italiani il più amante della letteratura, della cultura umanistica che io abbia conosciuto. Credo che in Italia non ci sia nessuno che possa vantare questa sua capacità, questa sua proprietà, questa sua padronanza della nostra letteratura. Io ricordo che fece uno straordinario viaggio in Italia proprio nella cultura, che naturalmente la nostra televisione mandò in onda in ora tardissima, ma io non mi persi una puntata. Poi non lo potei più incontrare, Gassman, perché un giorno lo chiamai e mi disse che non voleva più incontrare nessuno. Tanto per cambiare, era caduto in depressione. Bene, vogliamo vedere... Sì, a proposito della cultura italiana, sempre in questo sito si può ascoltare anche un'interpretazione del Belli, di un sonetto del Belli. E poi ricordiamo che nel sito delle Teche Rai, facendo una ricerca, ci sono dei contributi. Qui per esempio c'è un contributo video dal Mattatore, che non ha un'ottima qualità ovviamente perché è un documento abbastanza vecchio. Comunque si possono trovare nel sito delle Teche Rai, facendo ricerca, immagini, documenti audio, altri documenti audio, quindi tra l'altro c'è un'interpretazione anche dell'Amleto e del Giulio Cesare in formato di real appunto e immagini come appunto sappiamo nell'archivio. Questa sì, forse adesso non si sta caricando lentamente, quindi andiamo avanti. Vabbè, insomma, andiamo avanti. Allora cambiamo completamente argomento, ecco l'altro che voi immaginate, ve ne ho già parlato, mi pare, è quello dell'Italia. Mi sono chiesto, leggendo i titoli dei giornali, che cosa si inventeranno a proposito di iperboli e di esagerazioni se l'Italia, come tutti ci auguriamo, vincerà lo scudetto. Guardate un po', il Corriere dello Sport. Fratelli d'Italia, siamo in finale, hanno scomodato niente popò di meno che l'inno di Mameli. Questo di qui eroici, che proprio si riferisce al titolo del Corriere dello Sport quando vincemmo i mondiali negli anni Ottanta. Italia, questo era tutto sport, invece la Gazzetta dello Sport dice Italia eroico miracolo. Che cosa, se nel caso in cui vinceremo, se vinciamo come tutti speriamo, che cosa si inventeranno? Boh, non lo so. Il commento più divertente in assoluto lo abbiamo letto sulla Stampa, che oggi era particolarmente in forma, questo giornale che a me, come sapete, piace tanto, è di Gramellini, il fondo schiena di Zoff ora è oggetto di culto. Avrete capito a che cosa si riferisce? Si riferisce alla fortuna che indubbiamente ci ha accompagnato in questa partita di ieri, tanto ci ha accompagnato, e di questo si occupano i vignettisti. Ma prima di passare alla fortuna, così come la disegnano i vignettisti, vediamo le vignette che, come tanto per cambiare, si buttano in politica. Eccolo qua, Krančić 2000. Italia-Olanda, partita senza fine, anche noi faremo di tutto per arrivare ai supplementari e ai rigori. Questo, come l'avrete sicuramente riconosciuto, è Giuliano Amato. Un po' meglio, ma comunque avremmo preferito che anche Forattini non si fosse buttato in politica, e questa di Forattini sulla Stampa. Anche stavolta la politica del rigore ha pagato. Lo avrete riconosciuto, questo è Ciampi, che è il grande propugnatore di questa politica. Ed eccoci alla fortuna, la fortuna disegnata da Vincino. Italia. Abbiamo la faccia come? Che cosa vorrà dire? Vediamo se lo capiamo leggendo i sassi di Marassi sul Mattino. La porta dell'Italia. Che cosa vuol dire? Non lo capiamo. Allora andiamo avanti. Ecco qui.
forse lo capiamo grazie a quello che ci dice LK sull'unità. Sconcertante situazione agli europei, l'Italia è in un sac de cul. Ecco, allora finalmente abbiamo capito. Questi vignettisti però, sono un pochettino esagerati, Bene, adesso vi vogliamo fare vedere una cosa che ha scoperto la nostra Valeria Pannuti proprio sul calcio. Pensate, si ha scoperto che si può giocare al calcio, ovviamente, con i giochi game in un sito. Sì, perché molti avevano questa voglia di giocare a calcio online, però non c'era un'organizzazione vera e propria che fa incontrare i giocatori e organizza i tornei. Allora, questo qui, per l'online gaming, questo easportsclub.com, ecco, chi vuole giocare per esempio al gioco ufficiale degli europei di calcio online può farlo attraverso questo sito che organizza i tornei. E ci sono anche dei premi poi alla fine, perché ci sarà appunto un vincitore con dei premi. Oltre a giocare a calcio si può giocare anche a Formula 1, c'è una parte che riguarda la Formula 1, è un sito tra l'altro tutto italiano. Questa è una cosa importante, perché nell'online gaming in genere ci sono magari dei siti, abbiamo visto l'altra volta per esempio il gioco degli scacchi, era un sito tutto in inglese, no, questo è un sito italiano, Microsoft, in inglese, sì, dicevo in lingua inglese, e quindi c'è il FIFA Club che troviamo in questo sito, la Formula 1 con tutte le da un mese che è aperta, da poco, e adesso arriva anche il baseball e il basket, quindi c'è anche un'ampia scelta. Va bene. Allora, siccome in Italia diamanti di calcio ce ne sono 56 milioni, certo, sarà molto sarà un più punto frequentato di riferimento il primo che non negli altri, importante. Quello sul calcio. Bene, andiamo avanti, ci occupiamo di tutt'altro. Come sapete, noi abbiamo molto a cuore la vicenda dell'amnistia e dell'indulto. Fa bene l'Avvenire a non aprire né con Gassman né con il calcio, e tiene a destra l'attenzione sull'argomento. Carceri in cerca d'accordo, incontro Fassino-Berlusconi, prosegue la protesta. Su questo c'è un francobollo di Adriano Sofri che ci è particolarmente piaciuto, che contesta un'affermazione del nostro ministro degli interni, il quale dice che quando ci fu l'ultima amnistia e l'ultimo indulto i reati raddoppiarono, comunque aumentarono in maniera notevole. Allora lui si chiede, siccome adesso recentemente, negli ultimi 10 anni, le carceri hanno raddoppiato la loro popolazione, che fa? I reati si sono dimezzati? Una osservazione molto intelligente. Visita a uno strano detenuto Adriano Sofri, ecco la stampa. A fare la visita a questo strano detenuto è uno scrittore francese, si chiama Pierre Vidal-Naquet, un bel articolo di resoconto di questa visita. Alla fine dice, non sarebbe il caso di concedergli la grazia, dice questo scrittore. Bene, andiamo avanti. A proposito di Sofri, che appunto tiene questa rubrica quotidiana sul foglio, vi vogliamo segnalare che da domenica uscirà questo foglio, cioè come sapete il foglio la domenica non usciva, da questa domenica uscirà, si chiamerà il foglio dei ritratti, eccolo qua, si chiamerà il foglio dei ritratti perché non farà altro che raccontare, fare i ritratti, i profili, le biografie più o meno importanti di personaggi. Per esempio questa volta parla del grande pittore Baltius, parla di Ciarrapico, parla della moglie di Putin, la Ludmilla, eccetera. E la cosa più bella, noi non abbiamo avuto il tempo, ahimè, di leggerli, ma crediamo che saranno sicuramente scritti bene, la cosa più bella sono le fotografie. Questa volta il fotografo è niente poco di meno che Henri Cartier-Bresson. Voi sapete, un grandissimo fotografo, forse uno dei più grandi. Ecco, vi volevo far notare anche questa raccolta di detti, vizi e virtù, che c'è su questa prima pagina, perché attraverso questa ci rechiamo un'altra volta nel web, grazie anche a questo
Articolo che troviamo sulla pagina culturale del Corriere della Sera, Vizi Capitali, le origini del peccato. L'articolista è Jacques Le Goff, che non ha certo bisogno di presentazione, forse il più grande medievalista vivente, e parla di un libro che racconta come nel Medioevo fu vissuto il peccato. Il libro si intitola I sette vizi capitali, storia del peccato nel Medioevo, e Einaudi editore. Sì, il libro di Casagrande Vecchio, lo vediamo, questo è il sito dove si parla del libro. Tra l'altro la cosa interessante è che ci sono affreschi, sculture, tavole, miniature, viene ripercorsa la storia dei vizi capitali attraverso le immagini che erano, come sappiamo, molto importanti per far capire anche a chi non leggeva no, la potenza, la pericolosità di questi vizi. Allora, entriamo adesso invece in un sito dantesco, non possiamo non entrare ovviamente, non parlare di Dante, dove i sette vizi capitali sono, qui c'è tutto lo schema, ecco, per chi volesse trovare nei vari cerchi anche le simbologie, c'è un utile schema che, dove si può ricostruire tutto, e tra l'altro anche le simbologie, vediamo qui la lonza, il leone e la lupa, associati a lussuria, superbia, avarizia. Questa grande, straordinaria architettura. Passiamo adesso invece all'architettura. Questo è un sito dove ci sono delle immagini antiche, delle illustrazioni del ecco, questa è una bellissima architettura dantesca, ce ne sono, perché era anche un grande architetto Dante, infatti, perché solo un grande architetto poteva concepire qualcosa come quello che è riuscito a concepire lui. Evidentemente se l'era disegnato, non è mai stato trovato un disegno, ma probabilmente se l'era disegnato prima di metterlo in versi. Ecco, qui troviamo anche i vari cerchi, per esempio questo è quello dei lussuriosi, andando avanti c'è l'accidia, l'ira e tutti ecco, questo, qui ci sono gli avari, per esempio questo è il cerchio degli avari, sono delle immagini molto belle, questo qui i lussuriosi, è l'ira, facciamo vedere i lussuriosi, l'ira e l'accidia. Sì, lussuriosi l'ho appena fatto vedere, ma adesso ti faccio vedere un'altra versione, entriamo in un sito diverso, ovviamente quella di Paolo e Francesca, vediamo, sì, andiamo quindi a Gustave Doré, nell'inferno di Gustave Doré, qui c'è anche Dalì, Botticelli, e quindi è l'anima di, le anime di Paolo e Francesca rappresentate da Gustave Doré. E adesso si dovrebbe aprire, ecco, in questo sito ci sono tante immagini associate per i vari canti, e qui c'è una clessidra che si fa attendere un po' troppo. Beh, allora lasciamo perdere, andiamo avanti perché cominciamo ad avere i tempi, sì, il tempo molto stretti. A proposito di internet, vi voglio fare vedere questa lettera che ha ricevuto la Palombelli nella sua rubrica che tiene quotidianamente sul giornale, a proposito, ecco, internet, lettere false ed emozioni vere. Una lettrice le parla di aver letto che una scrittrice, Francesca Mazzuccato, ha scritto delle lettere false alla Palombelli, voleva verificare alcune cose. La Palombelli, e alla fine le domanda: la rete allora è pericolosa, è una trappola, è un bluff o no? Bene, la Palombelli risponde: la rete, mezzo straordinario che tutti i giorni arricchisce le nostre giornate, le nostre comunicazioni, è come la vita. C'è chi gioca a scarpe scoperte, chi preferisce nascondersi, chi si riveste, chi si maschera. Ma la rete non è pericolosa. Più, ecco, noi vogliamo intervenire anche noi su questo argomento, non è più pericolosa di qualsiasi altro strumento che consente di nascondersi. Pensate per esempio al telefono, senza il telefono non si farebbero per esempio i sequestri di persona, come si potrebbero fare? Ma c'è qualcuno che pensa di poter, che so, controllare le linee telefoniche di tutti? La rete è la stessa cosa. Diciamo che non è più pericolosa della vita. E questo lo dice già la Palombelli. Non è un mondo a parte. Questo lo dice già la Palombelli. E del resto che cos'è? È un microcosmo che sta diventando sempre più macro. Ma è un microcosmo la rete. Bene, a proposito di rete, io avevo preparato questa cosa sul Quirinale, però ahimè prima dobbiamo parlare delle perle e poi magari parleremo del Quirinale. Ecco, come sapete noi abbiamo fatto una specie di
gara, abbiamo indetto una specie di gara, chi riuscirà a segnalarci i migliori svarioni che avrà trovato sulla stampa verrà premiato con un invito qui a Roma, sarà il nostro ospite. Per fare questo, Valeria, digli gli indirizzi per favore. Allora, per fare questo dovete scrivere all'indirizzo di posta elettronica elastampab@rai.it, altrimenti potete inviare le vostre lettere a via Teulada 66 00195 Roma. Ecco, uno che ci ha scritto recentemente per segnalarci uno svarione è Francesco Verde di Montesardo, Lecce, ecco qui, e ci ha segnalato questo divertente svarione della stampa, vedete? In questo riquadro dove tutti riconoscono Antonio Amato, e la didascalia dice Cesare Salvi. Ora non sarebbe niente di grave se non fosse quasi un'offesa e per l'uno e per l'altro. Il ministro del lavoro che viene confuso col presidente della Confindustria o il presidente della Confindustria che viene confuso col ministro del lavoro, certo non è una gran cosa. Bene, adesso invece guardate questa è molto più interessante. Questo titolo, spremuta d'orange, lo troviamo sul Messaggero di oggi. Ieri, parlando di un titolo praticamente simile, era spremuta d'arancio, del giornale io avevo detto che era sbagliato perché si chiamavano tulipani. In quel momento non ricordavo che gli olandesi erano chiamati anche orange e allora mi sono arrivate qualche cosa come 7 lettere, una email che mi tirano le orecchie, una dietro all'altra, perché, come dicevo poco fa, ci sono 56 milioni di esperti di calcio in Italia. Infine, l'ultimo svarione, invece che non ho fatto io, ve lo segnalo, è questo di Giorgio Tosatti su Fort Alamo, che scrive un bellissimo articolo, sì, ma tecnicamente perfetto, ma Fort Alamo non è proponibile come quello che è accaduto ieri, perché in Fort Alamo sono morti tutti i difensori di Fort Alamo, noi invece non solo non siamo morti, ma addirittura abbiamo vinto. Bene, proprio di Tosatti si occupa il nostro Gran Pignolo, eccolo, Mauro della Porta Raffa. Tutti conoscono ed apprezzano Giorgio Tosatti, ottimo scrittore di sport e soprattutto esperto di calcio. Tosatti qualche volta esce dal suo campo specifico e si occupa anche di altri sport e purtroppo dimostra di non essere particolarmente competente, soprattutto in specie per quanto riguarda la boxe. Il 13 gennaio del 2000 su 7, l'inserto settimanale Corriere della Sera sul quale ha una rubrica, parla del risultato di un referendum che avrebbe proposto Muhammad Ali Cassius Clay quale massimo simbolo sportivo del Novecento. Tosatti dice giustamente di non essere d'accordo e che invece Muhammad Ali Cassius Clay è più importante come uomo che non come sportivo. E scrive testualmente: la mia generazione l'amò molto, ricordo la trepidazione con cui seguì il suo ritorno alla boxe in quel match notturno dall'Africa. Ora, qui c'è un errore abbastanza grave. Il match al quale fa riferimento Tosatti, che avrebbe secondo lui segnato il ritorno alla boxe di Cassius Clay Muhammad Ali, si svolse il 30 ottobre del 1974 ed è quello straordinario incontro nel quale Clay riconquistò il titolo mondiale battendo per KO George Foreman. In effetti però, dopo essere stato allontanato dal titolo mondiale nel 67 per aver rifiutato di andare nel Vietnam a combattere, Clay era già ritornato sul ring molti anni prima del 74, esattamente nel 1970, incontrando Jerry Quarry, una delle tante speranze bianche che sconfisse, e successivamente Oscar Ringo Bonavena, un grosso pugile, un bel combattente argentino, sconfisse anche questo ai punti. Poi altri incontri, fra i quali quello fondamentale, molte volte ricordato, che segnò la sua prima sconfitta, quando cercò di togliere il titolo mondiale nel 1971 al titolare Joe Frazier. Quindi l'incontro del 74 al quale fa riferimento Tosatti non fu affatto quello del ritorno sul ring di Clay, ma uno dei tanti che disputò dopo il 1970. Siamo già fuori tempo massimo, quindi vi dobbiamo solo che salutare e a domani. A domani, arrivederci. No, anzi a lunedì. Anzi a lunedì, scusa. Lunedì. E tu non
puoi far niente.